fondamentale, ma possiamo fare tantissimo anche dall'opposizione. Per quanto riguarda questi punti, io più che fare l'elenco dei verdi che conoscete tutti i problemi che ci sono, passate sempre davanti a questi giardinetti e capite quali sono i problemi. Io invece voglio fare riferimento a qualcos'altro. Per esempio c'era un parco previsto giù alla zona PEP 167, perché in ogni volta che si fa un piano di urbanizzazione, in ogni zona, bisogna stabilire qual è la parte edificabile, qual è la parte a parcheggio, qual è la parte per il verde. Questo lo sappiamo tutti. Nella 167 io sfido chi abita la 167 a capire qual era il parco, qual era il verde pubblico. Non è quel giardinetto dove oggi ci hanno messo la bella statua anche di Padre Pio, non era quello. È in una posizione, in un posto dove non c'è scritto più parco pubblico. L'hanno cancellato, l'hanno lottizzato e ci stanno per costruire degli appartamenti. Quel verde pubblico lì non c'è più. E non è l'unico caso. A Contrada Empoli, per l'ampliamento di uno stabilimento, mi hanno consigliato di non fare nomi e cognomi, ma voi immaginate di chi è, c'è un ampliamento, no? Di uno stabilimento fatto sul parco, su quello che doveva essere il verde pubblico del Contrada Empoli. E allora di quale pulizia dei parchi vogliamo parlare? Di quale taglio verde vogliamo parlare? A chi prendiamo in giro? Poi, Rione San Carlo, lo sanno tutti, partì malissimo negli anni 70 quel piccolo parco e gli è andato ancora peggio dopo. Guarda caso dell'amministrazione del qui presente di Marcello, no? Che è pure costruito, pure sistemato, ma adesso andatelo a vedere. E vediamo quei soldi pubblici che fine hanno fatto. Vogliamo parlare del centro storico? Ma sono tutte cose che voi già sapete. Vogliamo dire cosa stanno per fare sul Belvedere? C'è un bellissimo articolo oggi sul giornale del centro, no? Ma di chi è questo Belvedere? Ma perché è possibile costruirci un palazzo che prende 4 metri di terreno? Sta succedendo qualcosa che vi passa sopra le teste. Ma le sapete tutti queste cose, le sappiamo tutti. Ma perché continuano? Perché passano sopra? Ci sono dei regolamenti, ci sono delle regole da rispettare, i PRG, ma cosa servono se poi loro passano, lottizzano, cambiano, rimodulano tutto e l'ultima cosa, riperimetrano. C'è una riperimetrazione fatta nell'ultimo consiglio comunale che è aberrante, che passa sopra la vita di questa città. Ci sono dei terreni vengono lottizzati, spaventosi, non si sa con quali presupposti, con quali criteri, perché si sa però chi sono i proprietari. E anche qui evitiamo di fare nome e cognome, ma 5 consiglieri della maggioranza, della giunta uscente, non c'erano in quella votazione, non ci potevano stare. Poi vogliamo parlare degli edifici scolastici, Qualche sera fa il sindaco uscente ha detto la scuola di Montone, e poi non entriamo nel merito perché l'hanno fatta 1,5 milioni di euro, non lo diciamo, la scuola di Montone si è lesionata prima del terremoto, ci sono le foto, perché l'abbiamo fatta in fretta. In fretta. 1,5 milioni di euro, ma quale cittadino, quale famiglia spende 3 miliardi di vecchie lire per fare una cosa in fretta che cade dopo 2 anni? Ma scherziamo, ma sono soldi nostri. Questo è il modo di amministrare di questa amministrazione uscente, ma non negli ultimi 5, negli ultimi 10 anni. E guarda caso coinvolgono quello che oggi qui si ripresenta come candidato sindaco per questa città. Allora, un'altra risposta si può dare. Il problema non è quale, chi è che verrà qui ad amministrare, quale laurea già e quale professione, a quale professione appartiene. Il problema è in che cosa crediamo, quali sono i nostri valori. Allora cos'è importante per la cittadinanza? E queste cose le sanno le casalinghe, le sanno gli operai che si alzano la mattina e vanno a lavorare, le sanno i
aggregazione, le sale bambini che non sanno a montone, non c'è un giardino o un'ombra per giocare all'aperto. Questi, i cittadini, sanno di cosa c'è bisogno, non i professionisti, non quelli che prendono le parcelle per costruire i palazzi, perché di palazzi a Mociano ce ne sono già tanti. Seguiamo l'ordine cronologico, parlando di verde pubblico, volevo fare prima una premessa. È semplice criticare, dire che tutto ciò che è stato fatto è da buttare via. Questo è un discorso abbastanza demagogico, senza fare un'opposizione magari anche costruttiva su determinati punti. Dire che tutto non va, parlare della scuola di Montone, allora diciamo togliamo tutte queste strutture dalle periferie, rendiamo queste periferie vuote anche di persone che il giorno vanno a riprendere i bambini, perché la vitalità di un centro si vede quando è frequentato. Allora togliamo tutte queste strutture che possono essere anche da supporto e da crescita di un determinato borgo. Quindi questo vuole essere anche un punto, dice, dobbiamo cercare di mantenere quello che sono i servizi in determinati posti. È facile dire, era meglio non investire lì, ma una scuola lì andava fatta, una risposta al centro andava data. Non dobbiamo far sì che i centri vengano spopolati, così come sta accadendo in altri borghi, quale può essere quella di Colle Pietro, che si sta un po' spopolando. Infatti uno dei temi che noi vogliamo portare avanti anche nella programmazione e pianificazione del nostro territorio. Sì, si parla prima, il candidato sindaco di Rifondazione Comunista ha parlato di perimetrazione, ma quando si deve attuare un piano particolareggiato in una determinata area va pur sempre perimetrato, altrimenti non si può fare fisicamente un piano particolareggiato. E fare una perimetrazione non significa, cioè, una zonizzazione aberrante. Non è stato zonizzato nulla, è stato fatto un perimetro, un segno largo dove si dice lì bisognerà fare un piano particolareggiato di dettaglio, visto che Mociano Stazione non è altro che il biglietto da visita per chi transita in questa zona. Non se lo merita, secondo voi non lo merita uno studio di dettaglio affinché si possa riqualificare un posto e invogliare magari chi transita a fermarsi, a portare un'economia di passaggio sì, ma sul nostro territorio, magari anche invogliato a salire, dice guarda che cosa siamo riusciti a fare a Mociano Stazione riqualificando quell'area, saliamo anche a Mociano, vediamo cosa ci può attirare in questo borgo. Quindi diciamo che noi, per quanto riguarda la pianificazione, quindi è giusto, le pianificazioni vanno fatte all'interno di un piano, in quanto quello determina un intervento di dettaglio. Mi dispiace quando si parla di zonizzazione, quando non è nulla di zonizzato, basta vedere le carte, c'è una trasparenza amministrativa che penso che qualsiasi cittadino voglia andare a vedere questi atti, sono a disposizione. Non c'è una pianificazione, non c'è una zonizzazione. Questo per quanto riguarda la pianificazione. Diciamo che si vuole fare una pianificazione, sì, di una serie di piani particolareggiati sul nostro territorio, a cominciare dal borgo di Colle Pietro, ne parlavo prima, in quanto è un nucleo antico che va riqualificato, considerando che Mociano è tra le associazioni dei borghi d'Italia, e questo riqualificare quel borgo, fare una progettazione già inserita, fare una progettazione in quel borgo, fare un piano di dettaglio significa che poter anche accedere a dei finanziamenti futuri. Ecco perché noi vogliamo fare una serie di piani particolareggiati sul territorio, significa attirare investimenti e significa anche rivitalizzare un centro che oggi è ormai quasi abbandonato. Tornando sempre sul discorso, diciamo di pianificazione puntuale, possiamo tornare anche a Mociano, dove a Mociano sì, è vero, c'è stato un concorso nell'89 vinto da un illustre collega mocianese, il quale ha fatto una piazza. Su questa piazza ci sono state una serie di intese lungo, diciamo, quest'ultima amministrazione, nella quale si è quasi raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo è quello di realizzare la piazza, che verrà realizzata, perché sono maturi i tempi per poter fare questo.